Siamo solo agli inizi. Nel Corleonese in queste ore è stata messa a segno l'operazione che ha portato in carcere quello che per i carabinieri del gruppo di Monreale è il nuovo capo di Cosa Nostra nel paese di Totorrine, Bernardo Provenzano. Rosario Lobue è finito in carcere già nel 2008 nell'operazione Perseo, ufficialmente fa il pastore proprio nei campi mentre pascolava Telemisammiti di mafia e predicava la pace in nome di Dio. Una mafia arcaica dove la presenza dei vecchi padrini Bernardo Provenzano e Totorrina è ancora pesante nei nomi di chi comandava e nei metodi con cui esercitavano il potere. Si vive nel mito dei capi mafia storici sepolti al 41 bis, forse per questo che i boss di Chiusa Sclafani, piccolo paesino dell'entroterra palermitano, ce l'avevano a morte con Angelino Alfano. Certamente c'è un'attenzione particolare su un territorio che mostra un pervicace radicamento mafioso e concretezza di progetti omicidiari che determinano la concretezza della minaccia e su cui l'attenzione è elevata. Durante le perquisizioni abbiamo trovato delle armi che rappresentano il riscontro alla concretezza della forza intimidatrice di questa associazione che su Corleone mostra di replicare schemi che sono stati già conosciuti e che in qualche maniera, insomma, ecco, tornano all'attenzione come mafia rurale, ma sicuramente non periferica. Durante la conversazione i soggetti indagati hanno avuto modo di dolersi dell'inasprimento del 41 bis, mostrando la loro piena adesione all'associazione mafiosa che da tempo, come sappiamo, considera questo strumento particolarmente negativo nei propri confronti. All'alba di oggi, nel corso dell'operazione Grande Passo, insieme a Lobue, nato a Corleone di 62 anni, sono stati arrestati Vincenzo Pellitteri di Chiusa Sclafani, 63 anni, Roberto Pellitteri di Chiusa Sclafani, 25 anni, Salvatore Pellitteri di Palazzo Adriano, 23 anni, Salvatore Pellitteri, 39 anni di Corleone, Pietro Pollichino, 74 anni di Contessa Entellina. L'inchiesta è coordinata dal procuratore capo Franco Lovoi e dall'aggiunto Leonardo Aguecci. Si tratta di un episodio che è stato documentato nell'agosto del 2014. Il capomandamento Rosario Lobue individua il nuovo reggente della famiglia mafiosa di Chiusa Sclafani in Pellitteri Vincenzo e indica chiaramente agli altri sodali l'autorità che in quel momento viene esercitata dal nuovo reggente. Questa è la dimostrazione che in quella parte del territorio, nei comuni dell'Alto Belice, chiaramente è una mafia tradizionale, rurale, come si diceva in conferenza, ma ancora forte, che esercita una certa pressione sul tessuto economico e sociale di quell'area. La famiglia Rina ha sempre un ruolo importante. La famiglia Rina evidentemente rappresenta la storia nel comune di Corleone della mafia e quello che risulta da questa indagine è sicuramente una fibrillazione all'interno del mandamento nel tentativo appunto di sodali vicini, fedeli alla famiglia di Rina di riassumere il comando della reggenza del mandamento e poi un altro episodio che conferma una regola, una tradizione della mafia storica, ossia che i familiari gli associati che sono in carcere debbono essere aiutati, sostentati anche economicamente dagli appartenenti a Cosa Nostra, quindi abbiamo un dato chiaro in questo senso. Le indagini proseguono anche per accertare legami e connivenze con gli amministratori del Corleonese che tenevano ottimi rapporti con Lobue.